per favore, non dite, tanto alle elezioni non cambia un tubo, perché se cambia o non cambia dipende da voi, da noi, da ciascuno, dal nostro voto. Sono 40 anni che voti per mandare in Parlamento 200 democristiani, 200 comunisti, qualche volta anche qualcuno in più, e allora è venuto il momento, per favore, riflettici, di pensare se non è il caso di mandare in Parlamento 20 radicali in più e 20 in meno di altri partiti. Immaginati che cosa accade, perché te l'abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare. Il conosporto è un comizio, perché sono 45 secondi. Senti, poi... Voi e poi tu. Hai ragione. Cioè, Gabbolino, scusami, Salvatore, ha detto... Fare il via. Per favore, non dite tanto alle elezioni non cambia niente. C'è una bella differenza. Mandare in Parlamento 200 comunisti, 200 democristiani e qualche decina di deputati di altri gruppi e partiti che hanno dimostrato di non combinare quasi nulla, c'è una bella differenza con il mandare in Parlamento 20 radicali in più. In quattro gatti abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e che tu sai. Riflettici, questa volta vota radicale. Sulla scheda trovi 13, 14, 15, 20 simboli, basta. Il Partito Radicale ti dice a queste elezioni che debbono essere le ultime in cui si vota in questa maniera, per cui avremo 5 anni, se la legislatura finisce, di caos e di risse tra i partiti. Si deve votare all'inglese, all'americana, uno contro uno o al massimo 3 schieramenti in lizza. Chi piglia un voto di più vince. Oggi il voto al Partito Radicale, come per il divorzio, come per la fame nel mondo, come per la giustizia, come sui nostri grandi temi di civiltà, è il voto per la riforma elettorale, l'unica seria, quella all'inglese, all'americana. Pensaci, perché poi rischi di pentirti una volta di più quando troverai altri 20 partiti sulla scheda. Scusa, non per farmi capire, ma uno contro uno, anche vado. Tredici, quattordici, quindici, venti simboli sulla scheda. È il momento di dire basta, ma è il momento di dirlo nel modo giusto. È il momento di cambiare la legge elettorale. Ogni voto al Partito Radicale in queste elezioni significa un voto perché si faccia in Parlamento la battaglia, come l'abbiamo fatta sul divorzio, sull'aborto, sulla fame del mondo, sulla giustizia giusta, perché cambi la legge elettorale e si voti anche in Italia, come in Inghilterra, come in America. Un candidato contro un candidato, un programma contro un programma, chi piglia un voto in più vince, gli altri a casa.
è la volta che tu ci pensi, è la volta che voti radicale. Sulla scheda trovi 13, 15, 20 simboli, troppi, soprattutto è il momento di cambiare legge elettorale. Noi radicali ti proponiamo il sistema all'inglese, all'americana, chi prende un voto in più vince, gli altri a casa, gli altri si eserciteranno in San Pappinato. Sulla scheda trovi 13, 15, 20 simboli, troppi partiti, è il momento anche in Italia di votare all'inglese, all'americana, uno contro uno o al massimo in tre, chi prende un voto in più vince. Sai che l'abbiamo fatto per il divorzio, per la giustizia giusta, sulle nostre battaglie, quando ci mettiamo una cosa in testa, andiamo fino in fondo, questa volta ogni voto al partito radicale è un voto per la riforma elettorale alla maniera inglese e americana. Pensaci, stavolta vota radicale. Sulla scheda 13, 15, 20 partiti, è il momento di cambiare, di fare una legge elettorale alla maniera dell'Inghilterra, dell'America, uno contro uno, chi prende un voto in più vince e gli altri a casa. Il voto al partito radicale questa volta è il voto perché passi, come passò il divorzio, come la battaglia per la giustizia giusta, questo grande tema di cambiamento. Ci batteremo per questo in Parlamento, ogni voto al partito radicale è il voto per la riforma elettorale alla maniera inglese e americana, uno contro uno, chi prende un voto in più ha vinto. La sanità fa schifo? Non mugugnare. La giustizia ci mette 10 anni a emettere la tua sentenza? Non ti lamentare. Tutto è lottizzato, tutto è potere e corruzione dei partiti? È inutile che baccagli dentro di te. Questa volta cambia, questa volta vota, vota radicale. La sanità fa schifo, è inutile che ti lamenti. La giustizia non funziona, ci vogliono 10 anni, 12 per una sentenza, è inutile che mugugni. I partiti occupano tutto, si impadroniscono di tutto, ma se sei tu che finora li hai messi in quelle posizioni di potere, un po' di coraggio questa volta, è il momento di votare radicale. Troppi, 15 o 20 simboli sulla scheda, è il momento di cambiare, di votare alla maniera inglese o americana, uno contro uno, chi vince dentro, chi esce a casa. Il partito radicale si batterà con tutte le sue forze, come per il divorzio, come per la giustizia giusta, in questo Parlamento per cambiare il sistema elettorale e per farlo in questa direzione di chiarezza, di verità, di cambiamento profondo. Vaffanculo, mi sono pappinato.
15 partiti, 20 sulla scheda, sono troppi, è il momento di cambiare alla maniera inglese, americana, uno contro uno, chi vince in Parlamento, chi perde a casa, basta avere un voto in più. Noi radicali siamo testardi, come per il divorzio, come per la giustizia giusta, ci batteremo in Parlamento per ottenere questa riforma. Votaci però questa volta, non ti lamentare se le cose non cambiano, perché se le cose cambiano o no dipende da te. Dieci radicali in Parlamento hanno smosso mari e monti. La legislatura è finita perché non volevano la commissione d'inchiesta che noi abbiamo strappato sui 300 miliardi di corruzione dei fondi neri dell'IRI. È solo un esempio. Perché mandare in Parlamento altri 10 comunisti, 10 democristiani, 10 degli altri partiti? Manda 20 radicali in più e vedrai che musica nuova in Parlamento e nel Paese. Vota radicale. Gli altri partiti ti stanno rimbecillendo di promesse, vi fanno tutto, secondo loro, in campagna elettorale e nel prossimo Parlamento. Noi radicali non facciamo promesse. Noi radicali manteniamo gli impegni presi con i cittadini. È stato così per il divorzio, per l'aborto, per la fame nel mondo, per la giustizia giusta, per i diritti civili, per l'ecologia, per il nucleare. Questa volta non dare retta alle promesse da marinaio, vota radicale.